milanese lo chiamano l'ex paralido, è fighissimo, siamo casettissimi. Lo scopo è proprio far sì che ogni squadra sia composta olimpici, paralimpici, uomini e donne. Saranno due squadre che si sfidano, Red Devils contro White Angels. Inizierà la scherma, per poi passare al calcio, per poi la pallavolo, quindi sitting volley e poi sarà il basket alla fine. La forza di Milano sono i giovani. Io da sindaco devo ovviamente pensare al bene di tutto, ma i ragazzi, i giovani, i bambini sono il mio cuore. Per cui noi ci siamo e faremo la nostra parte. Grazie a tutti voi. Una bella serata, devo dire, travolgente, se lo è, quanto è travolgente e bella, credo che sarà straordinaria. Di tutte le persone che ho conosciuto nella mia vita, l'unica che poteva organizzare questo è Beppe Dio. Non mi viene in mente nessun altro. Il grande sogno di Beppe Dio, che poi l'ha sempre dichiarato anche pubblicamente, però mi ha detto per qualche anno ancora puoi rimanere e diventare presidente del CONI. Io sono il suo primo sponsor, non c'è nessun problema. Le due squadre cercano di mixarsi insieme, uomini, donne, olimpici, paralimpici, per ottenere la vittoria finale. Ovviamente io sono della squadra dei rossi, quindi spero che vinceranno i rossi, però vinca lo sport e l'amicizia, l'importante è qualcuno vinca. We Embrace, questo evento è, come dice chi l'ha inventata, è una figata. We Embrace, ci abbracciamo tutti.